c'è una seconda strategia che anche quella mira ad aumentare i consumi ed è quella di giocare su quelli che si considerano i livelli di normalità. Il problema riguarda il colesterolo. Una volta la colesterolemia normale era considerata 240, poi è diventata 220, poi è diventata 200 e adesso si dice che bisogna avere il colesterolo più basso possibile. Come dice Silvio Grattini, fondatore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, l'ipercolesterolemia è diventata una delle principali paure per la salute di milioni di persone, le quali, spaventate dal rischio di infarto, si sono riversate in farmacia facendo diventare il Lipitor, con vendite per 10 miliardi di dollari l'anno, il farmaco con obbligo di ricetta medica più venduto di tutti i tempi. Peccato che il colesterolo alto c'entri pochissimo con il rischio di infarto che tutti temono. Recentemente sono stati pubblicati due studi che indicano che questi farmaci possono abbassare il livello di colesterolo, ma non riducono il rischio di problemi cardiaci. E questo è incredibile se pensiamo che sono stati spesi centinaia di milioni di dollari in pubblicità per indurre la gente a pensare che questo era il farmaco giusto per chi era più a rischio di infarto. Se ti sta a cuore il tuo cuore, fallo proteggere dal tuo medico. Contro i rischi di infarto, chiedigli il Lipitor. La strategia per allargare il mercato dei farmaci non è quella di rivolgersi solo alle persone con rischi cardiaci, ma anche di considerare a rischio le persone semplicemente con colesterolo alto. Secondo le direttive degli istituti nazionali per la salute, negli anni 90 13 milioni di americani avrebbero avuto bisogno di curarsi con le statine per abbassare il colesterolo. Nel 2001 una commissione di esperti ha riformulato queste direttive facendo salire il numero a 36 milioni. Nel 2004 un altro comitato di esperti ha aggiornato ancora le direttive. Oggi risultano 40 i milioni di americani che avrebbero bisogno di curarsi per abbassare il colesterolo. Ci sono disturbi che vengono veramente commercializzati, dei quali fino a poco tempo fa nessuno aveva mai sentito parlare. Per esempio il disturbo d'ansia sociale. Prima avrebbe potuto essere definito timidezza, mentre oggi viene diagnosticato e ci sono farmaci specifici per combatterlo.